Qui l'architettura è estremamente fluida e organica. Ho rilevato dei movimenti meccanici lassù, da qualche parte. Le canaglie aliene sono scomparse. In verità, questa è la mia occasione. Attraverserò il pavimento e salverò la giornata. Eroe una volta, eroe per sempre. Sirà, ci saranno mai ricompense per me? Un cavalierato e una notte con Dol Tarshit? Ciao, Karen. Non ti sento da più di un'ora, ma voglio sperare che tu stia bene. Guarda, Francesca, Otto e io ne abbiamo parlato. Lui pensa che il nostro piano di sicurezza sarebbe compromesso se O'Toole vedesse Yamanaka, Tabori oppure la bomba. Accertati di tenerlo lontano dall'intera area. Takagishi non è pericoloso, forse non è mai riuscito a fare 2+2. Ma O'Toole ha progettato il codice. Il vecchio potrebbe recitare le cifre di disarmo anche dormendo. Stai molto attenta. E torna qui in fretta. Come sai, partiremo entro 15 ore. No, assolutamente no, signora Sabatini. Non possiamo correre il rischio che O'Toole possa vedere la bomba o la cassa o anche Yamanaka e Tabori. Lui sa perché sono qui e avrebbe dei sospetti. Lei deve assolutamente tenerlo lontano da quell'area. Le ho spiegato tutto questo prima che partisse con la ghiaccio mobile. Il generale O'Toole ha grande familiarità con le bombe e con la struttura del codice ed è anche risolutamente contro qualunque tipo di azione preventiva in questa situazione. Se O'Toole mandasse a monte il nostro piano, dovrò ritenere lei e il dottor Brown personalmente responsabili. C'è troppo in gioco qui. Non possiamo permetterci nessun errore. La bomba nucleare accanto a me è una delle tre trasportate dal Newton quando lasciò la Terra. Solo Otto Heilmann, il comandante Borzov e gli agenti Yamanaka... Questo è troppo forte e troppo personale. Non fare nomi e non dir nulla del nostro piano precedente. Sono in piedi vicino a una bomba nucleare. Una delle tre portate dal Newton. Queste bombe verranno regolate per esplodere simultaneamente, distruggendo totalmente Rama molto prima che la nave aliena possa attaccare il nostro pianeta. Immediatamente prima di evacuare il Newton attiveremo le bombe con un numero di 20 cifre. Il codice è stato progettato da Michael O'Toole e inizializza un temporizzatore. Spiacente, cara, così è troppo dettagliato. Suona come se avessimo programmato tutto fin dall'inizio. David, stiamo riprendendo. Dai, spegni. Thank you.
sembrerebbe essere un qualche tipo di mappa. Ci stavano spiando. È il dottor Takagishi, imbalsamato come un trofeo. È un aviano imbalsamato. Un altro di quegli affari.
questa stanza ha un non so che di infinito. I Ramani devono aver trovato la bomba e l'hanno portata qui. Questa stanza sembra essere stata costruita per gli umani. Dove siete? Noi siamo sulla cima, vicino a quel bizzarro pentaedro, e assistiamo a qualcosa che sembra una celebrazione. È quello che pensa Richard. Venite quassù il più presto possibile, non dovete perdervela. Hai mai visto nulla di così splendido? Mai. E siamo vivi per merito tuo. Non potremo mai ringraziarti abbastanza. Grazie, Ace. Sei stato grande. Sei stato bravo, suppongo. Anche se non riesco a capire perché ci hai messo così tanto. Così hai salvato te stesso
un po' di octoragni, un branco di aviani e diverse mandrie di Baiot e anche qualche essere umano. Non male, per un paio d'ore di lavoro. Splendida creatura, questo aviano, ma certamente non abbastanza intelligente per viaggiare da solo nello spazio. Il suo compagno simbiotico è veramente molto più interessante. Questo bizzarro centopiedi, come gli altri suoi compagni nel gioco, è un robot biologico. Benché sia di materiale vivente, è tuttavia un robot. Ma può una macchina pensare veramente? Da qualche parte là fuori, ne sono certo, esistono macchine la cui intelligenza sorpassa di molto la nostra. Forse una macchina costruita Rama stessa molto tempo fa. Questa è davvero un'idea affascinante. Vedi? Concorda con me. Forse ti è venuto in mente che questi octoragni siano essi stessi passeggeri di questa misteriosa astronave. Essi non hanno idea di dove Rama stia andando, proprio come noi. Gli octoragni hanno esteso la loro influenza attraverso una vasta regione contenente centinaia di stelle. E Rama non ha ancora svelato i suoi segreti, neppure a loro. Da dove vieni, Rama? Perché sei qui? E dove stai andando? Questa immensa astronave sta schizzando fuori dal Sistema Solare a velocità cosmica. La sua destinazione e la sua origine completamente sconosciute. A bordo ci sono diversi esseri umani, così come Baiot, aviani e una moltitudine di altre affascinanti creature. In un futuro non troppo lontano avrai un'altra chance di visitare Rama e avere la prova della mia terza legge. Ogni tecnologia avanzata è indistinguibile dalla magia. Allora, vieni di nuovo con noi per un'altra avventura su Rama, in qualche luogo là fuori, fra le stelle.